Siamo al Marron 5 per una serata un po' particolare e per Halloween quale occasione migliore di un party con delitto? Andiamo a vedere il menù. Cocktail di benvenuto, antipasto a buffet, gnocchetti con zucca e salsiccia, ravioli di scamorzo e bufale, bistecca di scottone alla brace. Mmm, com'è ricco questo menù! Questa sera andremo anche a conoscere la Compagnia delle Ombre. Ed eccoci qui con la Compagnia delle Ombre. Questa sera abbiamo un party con delitto. Io prima di tutto ve li voglio presentare uno per uno. Partendo dalla mia destra abbiamo... Io sono Fulvio Maura. Tu chi rappresenti? Qual è il tuo ruolo? Allora, io questa sera sarò un esploratore che si chiama Ludovico Mantovani e che è un grande esperto di viaggi e viaggiatore, insomma. Il suo lavoro è andare in giro per il mondo e descrivere i suoi reportage. Poi abbiamo qui Cristiana De Maio e questa sera io sarò la contessa Margherita Pratesi, la padrona di casa e moglie del conte Giacomo Pratesi. Peccato che non sarete dei nostri. Io sono Max Vellucci, sono il fondatore della Compagnia delle Ombre e questa sera sono il commissario Lombroso e sarà quello che svolgerà le indagini per capire che cosa è avvenuto in questa villa. Io sono Cecilia Fioriti e questa sera sarò Valentina Santori, la sorella della contessa, convinta di essere una grande attrice, in realtà vedremo, non è un granché. E poi andiamo a presentare l'ultimo personaggio questa sera qui con noi. Sì, io sono Mario Focardi e stasera farò il professor Francesco Cortellesi, che in realtà è un umile medico, però gli piace che lo chiamino il professore. Allora mi presento ufficialmente per coloro i quali non sono potuta andare a salutare nei tavoli, ma siete ben pochi perché ho avuto modo di salutarvi un po' tutti. Con alcuni di voi ci conosciamo già, la consulente, l'ingegnere, l'avvocato, e con altri avremo modo di conoscerci nel corso di questa splendida serata di Halloween. Per esempio lei mi guarda con quello sguardo così un po'. Secondo me lei affetta da quella rara sindrome per cui si ha paura delle parole troppo lunghe. Sente una parola troppo lunga e si spaventa. La sismi pedaglio fuochita! Ah! Lui soffre, se ti dico Prince in colline. No! Margherita, fallo smettere! Ma devo platare! No! La devi smettere che mi spaventi! Vi auguro un buon divertimento, buona serata, salute! Salute! Come nasce la compagnia? Allora, la compagnia nasce quasi per gioco. 7 anni fa, se non sbaglio, un gruppo di attori, di ragazzi, decidono di mettere in scena una cena con delitto. È una tradizione inglese, la mettiamo in scena e questo gioco negli anni è diventato sempre più serio. E adesso la compagnia ha tantissime persone che lavorano all'interno, insomma, di questo gruppo e realizziamo cene sia private che aziendali in tutta Italia. Senza svelarci il finale, chiaramente, questo lo verranno a scoprire loro, come funziona un party con delitto? 2 o 3 cose. Allora, un party con delitto è coniuga il gioco di ruolo con uno spettacolo teatrale. Come avete visto ci sono degli attori, gli attori interpretano dei personaggi e a un certo punto, a metà della serata, avviene un omicidio. C'è un commissario, in questo caso lo faccio io, che aiutato da tutti i partecipanti alla cena cerca di capire che cosa è avvenuto e cerca di scoprire le 3 domande principali di un giallo, quindi chi è stato, come ha ucciso e perché lo ha fatto. Le persone che partecipano al giallo quindi diventano degli investigatori che possono quindi vagliare gli indizi cartacei, il referto medico legale, la cartina del luogo del delitto, le foto del luogo del delitto, ma soprattutto possono fare delle domande dirette agli indiziati e quindi nasce un gioco interattivo tra i personaggi, come avete visto in stile Cluedo, anche un po' stereotipati, ma è questo il gioco,
e acquisendo tutte le informazioni necessarie per poi capire chi è stato ad uccidere. Diciamo che si diventa attori tutti un po' insieme, no? Si diventa un po' tutti attori, esatto, perché poi ognuno porta se stesso e il personaggio in questa serata, però nessuno è obbligato a recitare. Diciamo che le persone che partecipano a questo giallo fanno loro stesse e si calano nei panni di un investigatore per una serata. A questo punto interrogheremo i quattro sospettati, farò prima io qualche domanda, ma poi ovviamente mi aspetto delle domande da parte vostra. E iniziamo interrogando il professor Cortellesi. Eccomi. Senta, sappiamo che l'omicidio è avvenuto tra le 18.30 e le 20. Lei dove si trovava in quel lasso di tempo? Beh, io dalle 18.30 alle 19.35 ero in biblioteca a leggere un testo di naturopatia applicata alla patologia lombare. Poi sono andato in sala hobby dove c'erano Valentina e Margherita e dopo un po' anche il cavaliere ci ha raggiunto. Altre domande da parte vostra, prego. Sì. Lei è mancino? No. Lei è destro? Sì. Bene. È sposato? No. No, no. E se si dovesse trattare di un omicidio, chi potrebbe avere un buon motivo per uccidere il conte? Mio Dio, commissario, neanche per scherzo, eh? Non voglio pensare che tra noi c'è un assassino. Ecco, diciamo che dalla morte del conte rimane una contessa con molti soldi e si sa che un'ereditiera fa gola magari a un giovane di bella presenza con pochi soldi, ecco. Valentina, smettila! Come ti permetti di fare queste insinuazioni, ma proprio tu? Contessa, stai calma. Calmati, cara. Scusate. Ma oggi siamo ad Halloween, quindi una serata un po' particolare, ma tutto questo è solamente un gioco? Allora sì, ovviamente è un gioco perché ci si diverte, tra l'altro noi abbiamo chiamato questa serata proprio Halloween, unendo il giallo ad Halloween. In realtà noi utilizziamo questi format anche in altri contesti, ad esempio quelli della formazione aziendale, quindi dico una parolaccia in inglese, team building. Questi format, come tanti altri format, vengono utilizzati in ambito aziendale per fare team building, per fare gioco di squadra, per corsi di problem solving e di comunicazione. Quindi sì, è un gioco divertente, ma anche con finalità spesso formative. Oltre alle cene con delitto, so che la Compagnia delle Ombre offre tantissime cose particolari. Ci vuoi accennare qualcosa? Esatto, diciamo che non ci siamo fermati solo alla cena con delitto perché ci annoiamo presto, quindi ogni anno se non tiriamo fuori almeno 3-4 format nuovi non ci divertiamo. E quindi abbiamo tutta una serie di format che vanno dal weekend con delitto, che dura addirittura 2 giorni e si è proprio sul luogo del delitto a fare le indagini in prima persona. Abbiamo un mystery tour, che è una sorta di caccia al tesoro in stile Angeli e Demoni in giro per Roma. Abbiamo a memoria Reporter, che è una sorta di caccia al tesoro fotografica. Abbiamo Viaggio intorno al mondo, che è un format ambientato nell'Ottocento. Insomma, abbiamo tantissime cose che potete vedere sul nostro sito. Allora, noi di Funny Moon, quando si tratta di viaggi e cose varie, non diciamo mai di no. Quindi questa sera ringraziamo la Compagnia delle Ombre che ci ha invitato qui e vorremmo esserci anche in futuro. Per le persone da casa che vi volessero venire a conoscere di persona, oppure volessero magari prenotare un evento, quali sono i numeri da contattare, il sito internet, i recapiti insomma? Esatto, diamo solo un sito internet dove lì si possono trovare tutte le informazioni sui nostri format e sulle nostre serate. Il sito è www.compagniadeleombre.it, semplicissimo. E da lì potrete avere tutti quanti i recapiti. Funny Moon, un piacere avervi avuto con noi, a presto!
in compagnia dei proprietari del Marron 5, io ve li vengo a presentare. Siamo in compagnia di Alessandro e poi ricordami Mauro. E Mauro, io proprio con i nomi nati oramai lo sanno tutti. Allora, il Marron 5, innanzitutto complimenti per il locale, perché grazie. Lo so che sembrano quelle cose dette e ridette, però poi si vede anche dalle immagini, colorato, bello, veramente guarda, un bel locale. Da cosa nasce l'idea del Marron 5? Intanto nasce dall'idea di distinguerci, e già il nome Marron 5 nasce dall'idea di una famiglia unita, quindi Marrone è il nostro cognome, siamo 5 in famiglia, quindi Marron 5, suona molto bene, e vogliamo distinguerci nell'ambito di eventi e feste private. Infatti iniziamo a tuffarci nel mondo delle cene con delitto, a breve faremo cene completamente nel buio, e cene con burlesque, faremo speed date. Lui, io lo dico agli amici di Funny Moon, prima della serata ha detto non mi mettete in mezzo, io non ne voglio sapere, giusto? Quindi mi sembrava doveroso farti una domanda, no? Per quanto riguarda il menù, tu c'entri qualcosa, l'hai organizzato tu, dici qualcosa su questo menù che lo prendiamo, Funny Moon, i programmi seri non lo fanno ma noi lo facciamo, va detto. Questo menù comincia con il cocktail di benvenuto, con l'antipasta buffet nella sala superiore. Okay. Dopodiché alle 9, quando dovrebbe cominciare lo spettacolo, mi ha fregato però. Hai visto? Cioè, ci sono due primi con gnocchetti, zucca e salsiccia, ravioli di scamorza e bufala. Poi dopodiché il secondo con una bistecca di scottona alla brace, con dei contorni, insalata, patate e verdure cotte, bevande ovviamente incluse, e ricco buffet dei dolci. Per gli amici da casa che però volessero saperne di più, venirvi a conoscere o trovare, riferimenti internet, telefonici, come fanno a trovarvi? Abbiamo un sito internet www.marron5.it, sulla pagina ufficiale Facebook Marron 5 con il numero, non con la scritta, e al mio numero 328 70 59 081. Me lo rifai un po' pauroso perché ti è partito quello sexy. 328 70 59 081. Siccome abbiamo anche Super Alessandro, che oramai è diventato un frontman televisivo, chiudiamo l'intervista facendo un saluto agli amici di Funny Moon. Un saluto a Funny Moon e veniteci a trovare, vi divertirete. Ho fregato alla fine. Sei un talento artistico? Hai una band musicale e hai voglia di esibirti in TV? Funny Moon ti dà questa possibilità. Basta cliccare sul nostro sito www.funnymoon.it oppure chiamandoci al numero 333-333-8693. E allora che cosa stai aspettando? Funny Moon ti dà la possibilità di esibirti in TV.